uno dei piaceri della vita. Bentornati, il canale cresce in quantità e qualità, proprio per usare una delle vostre belle parole nei commenti. Diventa una bella vetrina per tutti, soprattutto per voi, perché questo è il vostro canale. Il canale di chi ama i motori, di chi li vive e di chi per ora li sogna semplicemente. Io sono Matteo e un anno fa, quando ho aperto il canale, avevo già le idee ben chiare in mente. Raccontarvi a modo mio, con verità, semplicità, spontaneità, passione, il mondo delle quattro ruote. Dalla compravendita con Luca di Empower, a tutti i miei restauri di Officina del Pilota, il detailing e la cura dell'auto con Car Care, fino ad arrivare in pista. Nella fattispecie, oggi entreremo nei cordoli, in questo video, con Alan Simoni di Simoni Racing, con la sua Rossana, la Honda NSX. Veramente una bomba di macchina. Ragazzi, il canale si è sviluppato talmente tanto in un anno che ho deciso che, oltre a raccontare le nostre storie, voglio raccontare le tue. Mettere te e la tua storia, con la tua macchina ovviamente, in primo piano qui sul canale. Come abbiamo fatto con Enzo Licata la Forza Sierra Cosworth, come abbiamo fatto con Cicciarito la RX7, come abbiamo fatto con Gianmarco la Honda S2000 e tanti altri. Mi piacerebbe farlo anche con te. Come facciamo a fare questa cosa? Intanto interagisci qui su YouTube tra i commenti e poi segui l'account di Instagram Officina del Pilota. Manda un messaggio, io rispondo sempre a tutti. Scrivi che macchina guidi, qual è la tua storia e insieme al mio staff selezioneremo le storie più belle, le più appassionate, che sono le vostre e che racconteremo qui su Officina del Pilota. Ragazzi, enough talking, entriamo in pista ad Imola. Tanti anni fa su quel circuito morì un grande pilota, Ayrton Senna. Voi siete giovani, non lo ricordate, quelli del Damien, mi sta squillando il telefono, sicuramente sì. Cazzo. E nulla, dai, enjoy the video. Ah, dimenticavo, Alan, hai promesso che quella macchina ce la fai guidare anche a me e a Luca. Quindi non sto nella pelle, non siamo nella pelle. Preparati. Anzi no, meglio che ci prepariamo noi. Comunque, corso di guida Honda NSX Alan Officina del Pilota, non male come idea. Entriamo in pista. Subito. Siamo all'interno del box di Simoni Racing, qui accanto a me c'è Alan, che ringrazio per averci invitato qui ad Imola ad assistere alla gara di Time Attack. Questa è la terza gara del campionato. Fino adesso abbiamo fatto la prima prova libera e anche la prima sessione della gara 1. Adesso ci prepariamo poi per la seconda sessione di gara 1 e ci sarà poi successivamente, nel pomeriggio, tardo pomeriggio, il Super Lap, che è gara 2. Al momento siamo primi classificati in questa giornata, ma comunque siamo anche primi classificati nel torneo del Time Attack, nel campionato, nella categoria Pro XL 3007. L'ultimo turno che io ho fatto, ho girato in 54.2, cosa che nel primo turno di prova libera avevo girato in 53.9. Il mio best qui a Imola è 53.8, quindi il mio obiettivo è quello di migliorare il mio best, ovviamente, perché abbiamo fatto un po' di sviluppi sulla vettura, abbiamo portato il cerchio del 17 sul davanti e abbiamo chiuso con il fondo piatto tutta la macchina, quindi la macchina è in costante evoluzione. Io non mi accontento dei risultati che sto raggiungendo, sono già molto felice e molto contento dei tempi che stiamo siglando in tutti i circuiti, partendo da Misano, Monza e qua, che sono notevoli. Però appunto abbiamo in cantiere diversi lavori di sviluppo ulteriore della macchina, che è in costante evoluzione, quindi cerchiamo proprio di arrivare ai vertici della classifica assoluta, che è il mio obiettivo. È un'auto in continua evoluzione, come è giusto che sia. Ma quanto ci è voluto però fino ad ora ad arrivare a questo punto? È dal 2015 che io l'ho acquistata stradale e dopo ho iniziato piano piano a trasformarla da corsa a tutti gli effetti, quindi non è più stradale ovviamente, e l'abbiamo portata a un livello di 415 cavalli aspirata col VTEC e 1000 kg di peso. 415 cavalli, ragazzi, questa macchina originalmente aveva 275 cavalli, cioè ha raddoppiato quasi la potenza
senza la Fata Turbina. Con la Fata Turbina sono capaci tutti, ma rimanendo con il VTEC, malgrado la preparazione 415 cavalli, tu ti scontri con dei mostri che ne hanno quasi il doppio, 700, 800 e anche turbo, come fai a stargli dietro? Guarda, la sua prerogativa è il fatto di riuscire a mangiarseli vivi in curva, in percorrenza curva, quindi loro sul dritto mi sverniciano, mi portano via gli adesivi proprio letteralmente, ho un camera car di oggi proprio che è così, di una Subaru, però quando arrivo in frenata, in staccata, inserimento e percorrenza gli vado proprio sotto tantissimo, quindi questa vettura, la sua caratteristica appunto è il fatto di essere molto bassa, baricentro basso e larga, e quindi hai un feeling di guida e appunto questo inserimento percorrenza che è micidiale. Un progetto poi degli anni 90, perché questa è una vettura del 94, quindi non solo hai meno cavalli ma è anche un progetto più vecchiotto tra virgolette rispetto ad auto molto più moderne. Sì, perché non è da sottovalutare che io ho il manuale 5 marce originale, cioè ho i rapporti JDM corti, però è un manuale 5 marce, gli altri hanno dei sequenziali 6 marce, quindi... Quindi ragazzi, mi sa che qua c'è il manico. Bestiale, 5 marce manuale. Sei forte proprio a guidare, cioè sei proprio... Si tratta di manico, questo è manico vero. Un po' di esperienza me la sono fatta con le mie gare passate, ho fatto 14 anni di gare, quindi un po' di esperienza ce l'ho. Quello sicuramente, conoscere le piste dove vai, averci corso in passato, certo, aiuta tantissimo. Però devo dire che questo mezzo qua è notevole. Buono? 54,3. Sei sempre lì. Perché? Ho avuto traffico anche un po', però penso di essere andato molto più forte. Qui a Imola, pausa pranzo, e io nel frattempo che guardo il moto mondiale. Il bar si chiama Carburo. Morbido davanti, male dietro. Fatta bene, questa l'ha fatta proprio bene.
tutti quando scendono stanno molto larghi, invece tu gli devi andare a fare la barba, non devi prenderlo perché ti sbilancia dopo e comincia a pompare, certo, la macchina. Se tu invece gli fai la barba, gli stai proprio vicino vicino, gli giri intorno, ti riesci a entrare a una velocità nettamente superiore e ti spara sul cordolo esterno, che poi vai a frenare forte per girarla e andare in salita. Qua in salita. Tutto quello che c'è montato su questa macchina, partendo dalle colonnette, dal distanzialino, lo spessore, i nuts, i Nergal, il sedile, il volante, tutto quanto, è tutto materiale in produzione a catalogo che io utilizzo per testarlo all'estremo, portarlo proprio al massimo della performance, ecco, in modo che così sono sicuro di poter offrire ai miei clienti un prodotto che ha subito un determinato tipo di sollecitazioni e resiste all'uso estremo del motorsport. Ok. Cioè, per metterla proprio, per girarla qua dietro. No, non riesco, sei in salita. Schillo coi piedi. Ce la fai a accendere la macchina? No, ho rotto la frizione. Ok, ha rotto la frizione. Ok, fatemi affilata almeno da lì. Ok, scendi. Sto scendendo. Riapriamo con tutte le piastre. Non ci credo. Niente, pedale della frizione, non torna più su la frizione. Pedale della frizione, non gli torna più su. Primo classificato era, 6 secondi dal secondo c'aveva. Quindi è finita così la gara? Eh sì, la stanno venendo a trainare, sta là, porello. Non ci posso credere. Che si è rotto? Il cavo della frizione, comunque il pedale della frizione non entrava più la marcia. Che poi la sfiga, lui mi ha detto, se almeno si bloccava la terza, rientrava ai box, invece si è proprio fermata in folle. Comunque lui ha fatto il miglior tempo in ogni caso in gara 1 e gara 2. In gara 1 e gara 2, 6 secondi sopra al secondo classificato, quindi adesso la domanda è, potrebbe vincere lo stesso se magari nel super lap il secondo classificato ha fatto un tempo peggiore? Me lo auguro, perché almeno ci andiamo a mangiare una cosa stasera. E siamo pure un po' più allegri, però ci ha rovinato un po' la giornata. Non vorrei che avessimo portato Iella. Di solito non succede. Anzi, io di solito porto fortuna. A me mi toccano pure il sedere quando passo. Ah, ho capito. Mm-hmm.
Safety car. Si chiama safety car. Mi è piaciuta questa avventura, ragazzi. Beh, non penso che comunque sia una cosa che si fa tutti i giorni, quello di poter entrare nei box, vivere quell'emozione, quel sapore, quell'odore e quel sound, perché qui si tratta di veri e propri concerti a quattro ruote. Esatto. Emozioni a non finire. Ricordatevi di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale, di mettere la campanella, like se vi piace il video, così che l'algoritmo di YouTube ci porti su nelle stelle. Sì, anche perché dalle stalle alle stelle, appunto. Evo 10, tutti Evo 9, due Evo 10 che aravano l'asfalto. Veramente abominevole il sound, da tappi. Ho l'acufene. Una è di un mio amico. L'acufene? Serze. Ah, Cosmi? Lo saluto. Ciao Serze. Ciao Serze. Ho fame. Andiamo a mangiare. Andiamo. Ragazzi. Montano tutto, ce ne andiamo. Poteva andare peggio. Poteva andare così. Miglior giro beffato dalla sorte o dalla frizione. Mi fa piacere, sono molto contento, anche se mi è andata perfettamente proprio come secondo i piani. Però sì, dai, fa parte del gioco. È stata una bella e una gran giornata. E grazie a te, caro Alan. Grazie a voi, piacere. E la prossima faremo il miglior tempo e anche podio. Sì, assolutamente sì. Vai con le cruza. Vai, giù. Cruza. Uno dei piaceri della vita. Bella fresca. Bella fresca.